Mattoni, quadri e canali venivano fabbricati mettendo l'argilla dentro apposite forme di legno, ancora uguali a quelle utilizzate molti secoli La fa. forma come gliela davate? E il legno! Ce l'avevamo Ce l'ho le laggiù io! Ah, Ce c'erano delle forme di legno. Questi due attrezzi servono per la lavorazione del Del coppo. coppo, sì. Come si Praticamente faceva? veniva presa l'argilla dal masso e messa qui. E qui la lavoravano, la stiravano per dargli una forma, Sì. uno spessore ideale. Poi veniva presa in questo modo, poggiata sulla forma, fatta Sì. lasciare, questo veniva tolto e veniva lavorato in questo modo, con le mani, Con le mani. tutto lavorato. Una volta terminato la forma, veniva presa con tutta l'argilla sopra già lavorata, sfilata per terra, questa doveva lasciarlo su, lo sfilavano in questo modo e rimaneva il coppo grezzo, fresco, non stagionato ancora, posizionato per terra. La formatura dei laterizi era svolta su un banco di legno, costituito sul davanti da un piano inclinato, spianatoia, su cui venivano modellati uno dopo l'altro i singoli pezzi, sul retro da un piano orizzontale sul quale stavano un catino con l'acqua e un mucchio di argilla. La forma per i mattoni, che era dotata di quattro sporgenze laterali, veniva afferrata con entrambe le mani, appoggiata sul pavimento dell'aia e sfilata con un gesto rapido e deciso. Il blocco parallelepipedo così ottenuto veniva lasciato per terra in orizzontale ad asciugare. I mattoni venivano disposti sul pavimento per file parallele, con intervalli di 10-15 cm che servivano per passare. Il piano in terra battuta dell'aia veniva preventivamente pulito e regolarizzato per mezzo di una sorta di spatola di legno dotata di un lungo manico. Ma la parte superiore, questa qui, come la faceva? Sì, A a mano? mano, ecco lì, Beh, queste sono proprio le dita? Ah, sì. sono le dita. Questo qui Sì. andava al banco, no? Sì. Quindi c'era un banco a scivolo, da cui faceva mandare giù Veniva la l'argilla. mano all'acqua Sì. e ci la faceva scendere. Sì. Sul posto Sì. Ho capito. Ho faceva capito. così, vedi? Sì. E poi come si levava? Questo qua lo faceva da sotto. Coppo sul quale sono evidenti i segni lasciati dalle dita. Questo era il quadro, lì. Sì. Il quadro. Lei per fare il mattone, questi quadrati, c'aveva una forma quadrata di legno come questa, no? Più o meno, che è questa qua. Questo è più grosso, Sì, vedi? quindi questa qui la riempiva tutta di argilla Sì, e poi lo faceva sempre stando per terra, no? quando lo chiappavo io, Sì, lo metto qua così. Quindi poi. E la caccia, e Sì, rimaneva il sì. mattone. Quindi riempiva d'argilla e poi tirava via. E dopo passavate anche qui gli No, angoli con la barretta di dopo con la ferro. stecca Sì. faceva qualche piccolo coso Sì, qua, no? sì. Allora si passava la stecca Sì. e faceva. Sempre scarsi, Sì. Ma calzi. questi mattoni stavano tutti per Tutta file. a castello, così. Uno qui, sì. E qua si Ok. passava, capito? La cappella lì, Sì, certo. con i piedi così, vedi? Piccola. Questa è un po' più E piccola. questa è più grossa, vedi? Non Sì. so quant'è, 5 centimetri, non so quant'è questa, non lo so. Quello che stava a lavorare al banco non si doveva staccare dal banco, doveva tenere gli aiuti che ci portava l'acqua e la sabbia dei fiume, Sì. pulita, la Sì. sabbia dei fiume pulita, che senza sabbia non potevi lavorare. È ghiacciata, eccola qua, guardi qua, sabbia di fiume. Serio. Sabbia di fiume, sì. E quindi questa aveva quel ruolo della farina quando Sì, facciamo la pasta per per non farla staccare. attaccare, sì. Però non devi fare la sabbia in mezzo al masso, che tu lavorai, Sì, è semplice. deve essere pulita, digitto, Sì. tutto lavorato a dovere. Qua ci stava un vasoio con l'acqua. Bagnavamo la Sì. mano e la taglia Che lisciata. prima facevi Sì. il mattone, poi per lisciaggio ci volevamo, cioè là, venivi la mano, E la lisciai, facevi poi così non e potevamo lisciavi, Sì. Sì. via, e l'andavi a portare. Qua.
Sì. Ma è acqua piovana? Acqua piovana, perché scendeva dal bosco? Perché loro in sostanza usavano tre tipi di acqua poi, piovana, quella del fiume e quella delle sorgenti. Eh sì, ma la fiume molti andavano in balita a caricarla, io questo non lo so. E poi volto adesso sulla fonte di là, dalla fonte della Madonna di là. Sì. Ma questa pozza l'hanno fatta loro? Eh sì, era per la raccolta dell'acqua. L'avevano fatta proprio per far raccogliere l'acqua. Un'altra era quella dell'acqua, voi ve la prendevate. C'erano quelle pozze grandi? Quelli erano sempre pieni d'acqua, pure quando era d'estate. Ci ha fatto vedere una pozza tonda che ha detto che l'avevano fatta loro e che si riempiva d'acqua. No, però lui ci ha detto che era acqua piovana. Sì. Però se era acqua piovana, poi non penetrava dentro. Ma era quella profondità. Perché il fondo era argilloso. La reggeva. Allora, tutte le dighe, tutti gli invasi artificiali, la maggior parte, sono fatti col fondo in argilla, perché l'argilla è permeabile, non va passare là. C'è un tipo d'argilla che è pressata, battuta, l'acqua è come un muro, reggeva, capito? Okay. Poi non è che hanno enormi, potevano essere forse 2000 litri, 3000 litri al massimo. Sì. Però si andava anche a prendere l'acqua al fiume, con i biguncci. Era chiamata la Baiarda, Corbeconcio. E con l'asino, col mulo? No. Uno davanti e uno dietro. Uno davanti e uno da dietro. Il dialetto la chiamano Baiarda, una specie di barella, due manici, con due manici, uno davanti, uno da dietro. C'era un attrezzo fatto apposta che tu arrivi al Beunzo, alla metà del Beunzo c'era il cerchio che reggeva quel cerchio, questo Beunzo, e qui io portava 70-80 litri d'acqua alla bozza. Ok. In due persone li da pigliare, l'acqua giù al fiume e la portava in giù. L'acqua alle fornaci non mancava mai.